benvenuti a Permacultura Italia, il canale dell'Istituto Italiano di Permacultura. Oggi parleremo del permaculture design, o il cosiddetto design in permacultura, o la progettazione in permacultura. Ci troviamo qui sul sito dimostrativo dell'Istituto Italiano di Permacultura, come potete ben vedere, e oggi andremo a parlare brevemente di che cos'è questo design, questo famoso design di permacultura. Intanto vorrei soltanto dire che la permacultura nasce con un approccio di design all'agricoltura, o cosiddetto design sostenibile per l'agricoltura, o anche il paesaggismo, in inglese si chiama landscape design, quindi è un approccio di landscape design applicato all'agricoltura sostenibile, quindi prevalentemente alla produzione di cibo fatta in modo sostenibile, produzione di cibo che appunto viene fatta usando meno risorse, come appunto può essere per esempio il petrolio, quindi appunto uso eccessivo di macchinari che usano il petrolio, pesticidi, anticrittogramici appunto che vengono comunque prodotti con derivati del petrolio. Comunque sia, passiamo adesso subito al design di permacultura. Che cos'è il design di permacultura? Il design di permacultura, tendenzialmente, come lo descrisse una volta Rob Hopkins, il fondatore del movimento Transition Town, lo definì come un modo di vedere. La permacultura e il design di permacultura, appunto, è un modo di vedere le cose. È un modo di vedere appunto come se uno si mettesse degli occhiali, gli occhiali della permacultura, e con questi occhiali una persona inizia a vedere le cose in un altro modo, inizia a capire appunto come gli ecosistemi funzionano, si evolvono, eccetera. Quindi studiare permacultura, praticare permacultura ci dà una visione diversa del mondo, appunto, perché appunto iniziamo a vedere come le cose funzionano in realtà, come appunto i cicli vari delle varie energie, come appunto può essere il ciclo dell'acqua, ciclo dei nutrienti vari, eccetera, e appunto come per esempio gli alberi, o comunque sia gli arbusti, gli alberi, tutti i perenni, le piante perenni lavorano in simbiosi, per esempio con le micorrize che non vediamo, che stanno sottoterra, che micorrize sono appunto dei funghi che è chiamato micelio, che appunto si connette alle radici di queste piante perenniali per apportare acqua, nutrienti, eccetera, che altrimenti non sarebbero disponibili, per esempio. Quindi appunto vedere con gli occhiali della permacultura è appunto capire dove viviamo, essere un po' anche riconnessi alla natura, ci riconnettiamo con gli ecosistemi dove viviamo, ci riconnettiamo col nostro ambiente, e quindi capendolo lo rispettiamo anche. Cosa caratterizza il design di permacultura? Tendenzialmente il design di permacultura, lo possiamo definire in inglese, è sono dei design che si definiscono closed loop, ripeto, che praticamente vuol dire a circolo chiuso, sono dei sistemi, si progettano dei sistemi a circolo chiuso, quindi questo vuol dire che ciò che noi normalmente vediamo come rifiuto o come scarto viene reimmesso e usato nel sistema stesso, e quindi diventa una risorsa.
E così alimenta anche il sistema stesso da noi disegnato o progettato. Quindi appunto come si può capire se un design è un design di permacultura? Ma tendenzialmente proprio da questo, cioè che nel sistema disegnato non vengono immessi o vengono immessi pochissimi risorse esterne, quindi diciamo che l'80% dell'energia, l'80% di quello che alimenta il sistema si crea nel sistema stesso, appunto come avevo detto prima sotto forma di rifiuti, come dicevo appunto vedere con gli occhiali della permacultura, vediamo un rifiuto, una risorsa, quindi un rifiuto non sarà più un rifiuto, ma sarà una risorsa. E adesso facciamo subito un esempio pratico, alle mie spalle infatti potete vedere la nuova compost toilet o bagno a composto qui sul sito dimostrativo dell'Istituto Italiano di Permacultura. Questo è un esempio, è un elemento che determina anche questo elemento che determina il design di permacultura, appunto perché noi uomini andiamo a defecare in questa struttura che adesso le porte sono un po' loose, sciolte, si sono slegate, comunque sia, defecando in questa struttura le nostre feci vanno a depositarsi al fondo della toilet, al fondo del bagno. Quando il bagno sarà pieno del nostro letame, verrà chiuso per, in questo caso io preferisco 2 anni, e nel frattempo verrà costruita un bagno accanto a questo, che appunto verrà aperto per altri 2 anni, quindi dopo 2 anni il letame verrà decomposto e poi verrà riutilizzato nel vicino, accanto, potete vedere soltanto una parte, nel vicino giardino foresta, per esempio. Nel fondo viene accumulata anche il 50% di paglia o fieno, comunque materiale organico, e ogni volta che si va al bagno si deve immettere una tazza di segatura o di cippato, per esempio, delle, appunto queste corteccia, ecco, corteccia fatta a pezzettini piccoli che praticamente apporta carbonio e quindi facilita la decomposizione cosiddetta a caldo, quindi cosiddetta termofilica. Quindi il design di permacultura appunto viene caratterizzato da vari elementi, da questi elementi, tra cui la compostoia, ma può essere anche soltanto il semplice composto o una semplice vermeria che appunto accoglie e decompone tutti i nostri rifiuti, tutto ciò che è in più, tutto ciò che è surplus, surplus. Quindi vuol dire appunto che cioè come facciamo a definire che cos'è uno scarto, che cos'è un rifiuto? Un rifiuto tendenzialmente è un eccesso di qualcosa che non può essere assorbito dal sistema. Quindi appunto nel caso del nostro letame, come ho fatto per esempio adesso, se iniziamo a defecare dappertutto e iniziamo a essere magari una famiglia di 5 o anche avere gli amici che vengono, cioè diventa un po' una cosa antigenica e insostenibile. Quindi possiamo attraverso alcuni processi chimici trasformare il nostro letame concentrandolo in un angolo, appunto come in questa compost toilet, come in questo bagno a composto, e trasformarlo in nutrienti. Quindi il nostro letame viene trasformato in nutriente che viene riapportato nel sistema. Ecco, questo è fondamentale. Se non abbiamo un sistema così chiamato biologico, questi sono dei sistemi biologici che appunto riciclano o trasformano
i rifiuti, che per noi sono rifiuti, in risorse e quindi vengono poi dopo rimessi nel sistema, non è un design di permacultura, non possiamo chiamarlo un design di permacultura. Quindi i rifiuti diventano risorsa e il design si autoalimenta, questo era fondamento del design di permacultura. Poi altri fondamenti sono appunto per esempio il rispetto delle etiche nel design e l'applicazione dei principi di permacultura nel design stesso. Qui dobbiamo, questi principi etiche devono essere visibili nel design. Posso dirvi che appunto abbiamo questo libro, questo sì, è il manuale del designer di permacultura, non so se riuscite a vederlo bene perché c'è il sole, provo ad avvicinarlo un pochino, eccolo qua. Questo appunto è il manuale di Bill Mollison, del designer di permacultura, quindi del designer di permacultura, quindi come possiamo dire in italiano, del progettista di permacultura. Ecco, questa è la base, anche questa appunto è la base del design di permacultura, della progettazione di permacultura. Ripetiamo il titolo, al momento è solo in inglese, si chiama Permaculture a Designer's Manual, scritto da Bill Mollison è pubblicato da Tagari, che è appunto la casa editrice di Bill Mollison. Lo potete ordinare su internet presso Tagari o presso il Permaculture Research Institute of Australia. Andate su internet, potete fare una ricerca e potete ordinarlo se vi interessa. Poi il design di permacultura cosa promuove? Promuove anche il lateral thinking, per esempio, il pensiero laterale, quindi appunto cercare di vedere le cose in modo diverso, in modo da altri punti di vista, usando appunto per esempio degli strumenti di design, che noi chiamiamo strumenti di design, tra molti strumenti di design che si usano, specialmente in Inghilterra, sono vari strumenti creati e pensati da Edward De Bono, in cui ha scritto vari libri, potete appunto prendere appunti e scrivere Edward o Edward De Bono e potete iniziare ad applicare magari alcuni dei suoi strumenti al design di permacultura, giusto per cercare di avere un'altra visione, perché appunto il design, per avere un buon design io credo che appunto bisogna avere una visione multilaterale da più punti di vista, quindi anche per esempio chiedere alla gente, chiedere a chi commissiona il design o se il design è per voi stessi, a degli amici, a dei parenti, cosa ne pensano del design, se vedono qualcosa di diverso, se hanno delle idee, eccetera. Quindi appunto il design di permacultura è sempre un design partecipativo, quindi dove più persone partecipano meglio è, perché appunto abbiamo più punti di vista e quindi poi il sistema sarà più completo e funzionerà meglio. Poi cosa va a fare il design? Come tutti i design, il design di permacultura va a risolvere un problema, proprio appunto per esempio nel caso dell'Istituto Italiano di Permacultura, quindi dell'azienda agricola L'Albero a Cobaleno, il problema della produzione di cibo fatta in modo sostenibile, quindi appunto senza inquinare, usando quasi per niente il petrolio e facendo tantissimo a mano, eccetera. E poi anche farlo diventare un sito dimostrativo della permacultura in Italia. E quindi abbiamo usato vari strumenti, varie tecniche, e abbiamo appunto risolto questo problema usando il design. Quindi appunto in Italia ancora secondo me non c'è una coscienza di disegnare, cioè di progettare, cioè qualsiasi cosa facciamo un piccolo progetto, una piccola cosa, avremo una visione più globale della cosa e quindi l'approcceremo in modo migliore, funzionerà meglio, durerà di più e ci sarà un impiego di meno energia, appunto per non andare sempre a rifare poi la cosa.
quindi con pensiero, vedere la cosa, vedere dal punto di vista, usare i principi di permacultura, le etiche, eccetera, vedete che poi userete molto meno energia, vi stancherete meno e il sistema sarà molto più efficiente. Alcuni metodi appunto per risolvere il problema, quindi per approcciare il design, per esempio uno, l'ho menzionato così velocemente, è disegnare attraverso l'analisi dei fattori limitanti, quindi appunto vedere quali sono i fattori che limitano, ci limitano a fare qualcosa, quindi limitano per esempio la produzione di frutta e in relazione a quello o produrremo un'altra cosa o cercheremo di risolvere quel problema in modo sostenibile se è possibile risolverlo. E quindi sempre quindi adagiandoci sulla natura stessa del luogo, senza forzarlo, senza appunto trasformarlo totalmente, cioè lasciamo sempre il ricordo e comunque sia lavoriamo sempre nei limiti di quel sistema, quindi nei limiti di quell'ecosistema, di quell'ambiente, eccetera. Quindi analisi dei fattori limitanti, e quindi appunto se abbiamo per esempio un luogo che è su un pendio in montagna, avremo degli aspetti positivi, appunto come per esempio la distribuzione dell'acqua per gravità, quindi senza uso di pompe, eccetera. Però allo stesso tempo può essere un problema fermare l'acqua, accumularla per poi distribuirla, quindi appunto abbiamo in questo caso appunto un fattore positivo ma anche un fattore limitante, quindi il pendio può essere anche un fattore limitante, però noi cerchiamo di trasformare questo fattore limitante in qualcosa di positivo, in qualcosa poi che si può utilizzare per aiutare noi stessi, la nostra vita, facilitare la nostra vita. Un altro, per esempio, metodo che usiamo nel design di permacultura è il metodo dell'esclusione, formulato dallo scozzese McHarg, che era un professore di landscape design, quindi di paesaggismo in America. E lui appunto faceva l'analisi di dove un elemento, per esempio un albero da frutta, dove questo elemento non deve andare. Quindi appunto analizzando i posti dove non è possibile mettere questo albero da frutta, avremo poi dopo alla fine un posto dove è possibile metterlo. Quindi per esclusione iniziamo a dire in quest'area no perché è troppo scosceso, in quest'area no perché c'è troppa acqua durante l'estate, in quest'altro no perché magari è esposto a nord, e alla fine ci sarà un punto dove sarà possibile collocare questo albero da frutta. Questo appunto si chiama il metodo dell'esclusione o il metodo McHarg. Queste sono soltanto due tipologie di due metodologie di design, ma ce ne sono molte altre, quindi chiaramente adesso mi posso stare qua a dilungare in questo breve podcast. Poi abbiamo appunto menzionato prima questi strumenti di design che possono anche essere tradotti in strumenti di pensiero, ossia thinking tools, e appunto abbiamo menzionato già De Bono, però questi thinking tools possono essere anche presi, possiamo attingere anche dal mondo del business per esempio, in modo da aiutare le nostre scelte. Come facciamo a scegliere di posizionare il pollaio in un posto o in un altro, ecco appunto, o col metodo McHarg, fattori limitanti, oppure possiamo attingere da nuovi tipi di strumenti che sono usati anche in altri campi, come appunto il campo del business administration, marketing, eccetera, però applicati all'agricoltura, applicati alla produzione di cibo. Un'altra particolarità del design di permacultura è la ciclicità, cioè noi iniziamo il design, realizziamo il design, eccetera, manteniamo il design, quindi facciamo un piano di mantenimento del design, del progetto, però poi dopo dobbiamo anche monitorare il design costantemente, per sempre, per tutta la vita di questo design, per tutta la vita di questo progetto, quindi
monitorandolo vedremo subito, ci accorgeremo dei piccoli problemi e subito li andremo a correggere rifacendo da capo tutto il processo di design. Questo è preso anche un po' dalla cibernetica e quindi dai sistemi autosufficienti che appunto vanno autocorreggersi da soli, siccome noi facciamo parte comunque sia del design, viviamo magari nel design o ci sono delle persone che vivono appunto in quel design, in quel progetto, le persone stesse che comunque fanno parte del design, fanno parte del progetto, lo monitoreranno e lo autocorreggeranno man mano che troveranno dei problemi. Quindi abbiamo la ciclicità del monitoraggio del design realizzato. Questo è importantissimo per essere sicuri di avere successo. Quindi per essere sicuri che un sistema funzioni, ecco, è proprio questo quello che dobbiamo fare, cioè correggerlo, monitorarlo tutto il tempo, per sempre. Dopodiché, da una visione globale del progetto, includendo anche appunto i costi, piano di realizzazione, manutenzione, eccetera. Quindi abbiamo il design di prenotatura, è un design appunto globale, un design, come si appunto si può dire, olistico, quindi che prende in considerazione tantissimi elementi, tutti gli elementi possibili e immaginabili, e poi viene espresso attraverso il design stesso, il master plan, eccetera, ma anche attraverso i costi, cioè quanto costa poi in realtà mettere in pratica questo design, il piano di realizzazione, cosa bisogna fare per realizzarlo, quali sono le energie anche appunto da mettere a disposizione, eccetera, e la manutenzione, qual è la manutenzione annuale di questo design, perché la manutenzione è fondamentale per il discorso che facevamo proprio un secondo fa, che sarebbe appunto individuare se c'è un problema. Quindi noi, avendo una manutenzione costante negli anni, noi ci accorgeremo subito di qualcosa che non va e quindi la correggeremo attraverso la manutenzione. Tendenzialmente, insomma, ecco, ho cercato di spiegare in modo molto, molto breve cos'è il design di prenotatura. Chiaramente è molto più ampia la cosa. Bill Mollis ha appunto scritto un libro come questo qui, che è un libro, insomma, abbastanza grande, come potete vedere. Ci sono moltissimi altri libri scritti sul design di permacultura, e anche vorrei nominare Arania, mio insegnante ed amico, che ha appunto appena pubblicato un libro sul design di permacultura. Potete trovarlo o presso l'Istituto Italiano di Permacultura, permaculturaitalia.com, o se volete direttamente da lui, araniagardens.co.uk. E quindi questo è il design di permacultura per quanto mi riguarda. Chiaramente vi invito tutti quanti a partecipare ai nostri corsi per approfondire, praticare, vedere le cose messe in pratica, come appunto il nostro compostoret alle spalle. Grazie a tutti e arrivederci.